Il federalismo, una volta attuato, porterà con sé una ridefinizione degli attuali confini regionali, ossia potranno nascere nuove regioni. Qui c'è un grande dibattito intorno alla regione Salento. Sì, questo diciamo, è capitato proprio venendo qui oggi di avvertire la presenza di questo dibattito tra la gente, che laddove la realizzazione di un disegno regionale costituisce la risposta ad un radicamento che viene da lontano, può avere un senso, mentre in Sicilia non ha senso, che so, dividere quella orientale da quella occidentale, probabilmente qui c'è questa peculiarità. A Santa Maria di Leuca, ospite di un convegno della destra di base di Adriano Napoli su federalismo e mezzogiorno, Domenico Nania lancia la sua ricetta perché la riforma non sia dannosa per i territori più poveri del paese. Una riforma voluta dal centro-sinistra, ricorda, per agevolare le regioni rosse e attuata dalla Lega. Una riforma alla quale bisognerà associare delle spinte centripete che partano dai territori per evitare delle sperequazioni tra le diverse aree d'Italia. Qui la prospettiva è di capire se si guadagna qualcosa, cioè se il federalismo può rappresentare l'occasione per un controllo più stretto da parte degli elettori su come si spendono i soldi, quindi sulle risorse, e per consentire alla classe dirigente di sentirsi più responsabile rispetto all'amministrazione della cosa pubblica. Concorda con Nania Antonio Gabellone, il federalismo porterà ad una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali che potranno essere meglio controllati e puniti dagli elettori. La responsabilizzazione deriva dall'autonomia. Maggiore autonomia significa maggiore responsabilità e su questo credo che il percorso sia molto articolato, complesso, ma sia una sfida, possa essere una sfida anche intrigante, in modo particolare per noi nel Mezzogiorno. Bisogna farlo con grande attenzione, ma anche il modo per rinvigorire un'azione negli enti locali, un'azione di governo, che forse si era un po' appannata. Presente al convegno anche il presidente del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro. So di giocare in casa, ha detto, perché destra di base ha dal primo momento sostenuto la nostra battaglia, che è la battaglia di un territorio che vuole ribellarsi, che non può continuare ad essere una colonia, una zona franca, un territorio da riprenderci, e la svolta federalista con l'introduzione del principio della prossimità può agevolare. Ci hanno portato l'Italsider, ora Ilva, Taranto, ci hanno portato la centrale di Cerano. Ora ci portano questi sconfinati parchi, poi non so perché li chiamano parchi, dei pannelli del fotovoltaico. Abbiamo scoperto che cosa fanno, vero? Abbiamo scoperto chi c'è dietro questi parchi, lo denunciamo da mesi. Sconosciuti soggetti che addirittura vengono qui e ripristinano alcune delle più squallide forme di lavoro nero, anzi di vero e proprio schiavitù. E noi siamo qui a parlare di unità d'Italia? Vogliamo parlare delle banche, tutte fagocitate, tutte dei grandi gruppi economici finanziari del nord? Vogliamo parlare dei centri commerciali, tutti esclusivamente di proprietà di aziende del nord o delle multinazionali europee e internazionali? Questo è terreno di conquista, questa è terra di colonizzazione, di saccheggio. Ci impoveriscono ogni giorno. È per questo che noi stiamo cercando con tutte le nostre forze di dire basta, Salentini, alziamo la testa. Vogliamo essere noi a determinare le scelte. Un altro aspetto fondamentale per il Salento sarà costituito dalla territorialità dell'imposta. Chi produce qui dovrà pagare qui le tasse. Con il federalismo, ha aggiunto Pagliaro, si coniugherà anche la ridefinizione degli enti territoriali sulla base delle esperienze e delle spinte che caratterizzano molte zone dell'Italia. Un'Italia che potrebbe dimezzare i costi degli apparati burocratici del 50%, che potrebbe contare su 30 regioni e sull'abolizione delle 110 province e degli enti inutili.